Di Adele Copas, abbiamo lanciato questa conferenza stampa insieme alle altre realtà, a partire chiaramente da chi abitava in queste case di Viale delle Melette 3, per chiaramente denunciare la situazione che stiamo vivendo in questa città e quello che è successo in particolare davanti a queste case di Via delle Melette, appunto. Qua c'è stato uno sgombero negli scorsi giorni delle case abitate da giovani, da precari, da studenti, e messe a posto da molti anni, case che erano lasciate vuote da ATER e che sono state occupate e rimesse a posto, case che non erano destinate al patrimonio pubblico, non erano destinate all'emergenza abitativa e non erano neanche destinate alla famosa graduatoria. Questo lo dico subito per smascherare l'ipocrisia di quello che ATER sta dicendo in questi giorni. ATER sta gestendo anche sui giornali che chi ha occupato queste case, ma chi occupa in generale, toglie dalla disponibilità dei bandi ERP le case. Questo non è vero. Lo vediamo qua in via delle Melette 3, ma lo vediamo anche in tantissime case di questo quartiere. Dopo invitiamo tutti i giornali, le TV a restare con noi perché faremo un giro per il quartiere e faremo vedere tutti gli appartamenti, gli immobili vuoti che ci sono solo nel quartiere Palestro, solo per dare l'idea della misura di cui stiamo parlando. Quindi un'ipocrisia anche, secondo me, poi anche peggiore, perché proprio in queste settimane dove si parla anche dell'emergenza per gli studenti, no? Gli universitari che non trovano casa, beh, in questi alloggi appunto vivevano anche degli studenti e delle studentesse che hanno trovato anche alloggio proprio per l'impossibilità che il mercato immobiliare offre a Padova in questi anni, anche per gli studenti e non solo, per famiglie, lavoratori e lavoratrici. Questa conferenza stampa chiaramente vuole essere di denuncia, ma vuole anche dare dei segnali e lanciarli al comune. E qua, secondo me, c'è un altro punto dell'ipocrisia che purtroppo abbiamo letto nei giornali, dove anche l'assessora Penciolini ha detto e ha messo sullo stesso piano la violenza della polizia, degli sfratti e degli sgomberi con la violenza delle occupazioni. Proprio un comune che dice sempre di non avere fondi a disposizione, dice di non avere possibilità per le famiglie, per chi cerca una casa, poi mette sullo stesso piano la violenza degli sgomberi e chi occupa. Chi occupa, chiaramente lo sappiamo bene, lo fa come ultima ratio di un percorso che molto spesso ha visto proprio il comune di mezzo, con i servizi sociali che non hanno fatto nulla. Tutti ci ricordiamo, specialmente per quanto riguarda cittadine e cittadine straniere, i consigli, no, dei servizi sociali, degli uffici case che dicevano ti pago il biglietto per tornare al tuo paese, o frasi del genere. Quindi qualcosa che inizia proprio là, con la mancanza degli uffici casa, dei servizi sociali e delle amministrazioni comunali. Quindi crediamo che questa sia un'altra ipocrisia, lo vogliamo dire chiaramente, senza paura, all'assessora Penciolini e a tutta l'amministrazione comunale, che ci fa molto arrabbiare, ci fanno molto arrabbiare queste frasi. Perché il punto è uno, il punto che in questa città l'ATER, che si è dimostrata, l'abbiamo detto tante volte, incapace di gestire l'enorme patrimonio pubblico. Si parla di migliaia di appartamenti e alloggi vuoti nella sola città di Padova, per non parlare della provincia. Si parla di centinaia e centinaia di appartamenti messi in vendita all'asta. Proprio in quest'ultimo periodo, proprio sui giornali, avevamo letto di 500 alloggi messi in vendita da parte di ATER. Si parla di centinaia di alloggi non ristrutturati, dove le spese condominiali sono salite alle stelle e le persone che abitano nelle case popolari stanno pagando centinaia di euro di spese condominiali proprio a causa dell'incuranza dell'ATER, che non ha fatto i lavori per magari cambiare la classe energetica di questi alloggi, di questi appartamenti. Stiamo parlando di questa città dove enti, grandi fondazioni lasciano immobili sfitti per tanti anni per poi rivenderli a prezzi maggiori quando magari il costo del mattone sale. Stiamo parlando di enti come l'INPS, vedremo poi qua il quartiere Palestro,
centinaia di alloggi lasciati vuoti dall'INPS da anni. Altri esempi, la Casa Dungale in via Venezia, che dopo lo sgombero era stato promesso una riassegnazione ancora vuota. Gli alloggi in via Trieste, che anche erano stati occupati, che sono ancora vuoti dopo 6 anni. E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'ipocrisia dell'ATER, stiamo parlando dell'ipocrisia anche del Comune. E che le case vanno messe a disposizione della collettività. Dobbiamo dire che è criminale l'ATER, che lascia le case vuote per tanti anni e le svende al mercato privato, perché questo si sta facendo in questo quartiere. Criminale chi non ha il coraggio di dire che in questa città gli affitti di tipo turistico, Airbnb, Booking, ormai sono maggiori rispetto agli affitti destinati ai precari, alle famiglie, agli affitti per l'abitare classico, diciamo. Dobbiamo dire che è criminale chi lascia le case vuote per poi magari destinarle a progetti che non servono a niente, sicuramente non servono per il bene della collettività. E allora oggi con questa conferenza stampa noi vogliamo lanciare anche un segnale all'amministrazione comunale, al comune, al sindaco Giordani, per dire ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per sfidare ogni tanto i poteri forti di questa città, i palazzinari. E a noi sembra che invece il sindaco Giordani non abbia il coraggio di farlo, o almeno non lo stia dimostrando. Abbiamo presentato con la scorsa amministrazione, anche con questa, il progetto di autorecupero, chiedendo all'amministrazione di farci carico direttamente noi di ristrutturare alcuni alloggi, come è successo qua in via delle Melette, come è successo in passato in via Trieste. Un progetto che è già in realtà in diverse città d'Italia, come Roma, Napoli, Milano, Bergamo, Brescia, Torino. Un progetto molto importante. Ecco, potrebbe riqualificare degli alloggi che oggi sono in disuso per proprietà del comune e rimetterli a posto, aumentando anche addirittura il valore economico di questi alloggi, che poi ritornerebbero di proprietà del comune. E non è stato fatto perché non si ha il coraggio di dire all'ATER che la gestione del patrimonio, quantomeno quello del comune, deve rimanere al comune. Abbiamo detto che bisogna alzare l'IMU a chi lascia le case sfitte per tanti anni e non le destina all'uso pubblico, e non è stato fatto. E diciamo anche, come dicevo prima, che bisogna mettere un tetto, un limite a questi affitti turistici che oggi stanno togliendo centinaia di immobili in questa città a chi veramente ne ha bisogno. E allora noi rigettiamo le accuse ai mittenti, lo diciamo che il vero criminale di questa città è ATER, la sua gestione privatistica del patrimonio pubblico che dovrebbe essere comune e collettivo. I criminali sono loro, sicuramente non chi occupa le case.